Racchiudo tutto quanto dicendo: Barbara, io non dimenticherò nulla di tutto ciò che ho detto ieri e lo ribadisco. Vorrei sapere il motivo e il perché tu non vuoi un confronto con Angela Chianello. Per quale motivo? Per quale motivo? La verità prima o poi verrà sempre a galla e io sono qua a dire tutta quanta la verità perché non mi fermerà niente e nessuno. Niente e nessuno. Io ho fatto le lacrime, adesso le farò, ma di gioia, perché questo è quello che voglio, far vedere e sapere soprattutto la verità. Non ti puoi prendere più il gioco di me e delle persone. Basta, basta, siamo stanchi, sono stanca ed è giusto così, ed è giusto così. Ma io ripeto, ragazzi, per carità, sono stata ospite 2 volte nella tua trasmissione e quindi non posso dire che sono stata obbligata, sono venuta di mia spontanea volontà, anche se sono stata molto convinta da te, molto convinta, perché io sottoscritta non volevo fare nulla di tutto ciò, nulla di tutto ciò. Però sai com'è? Al mio posto sfido chiunque, chi non l'avrebbe fatto. A voglia, a voglia. Poi voglio dire questo, la mia rabbia è questa, perché mi avete chiamata? Anzi, vi chiamavo, mi chiamavate, dicendo che avevo una puntata il febbraio, il 15, comunque tutte tarantelle, pa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 p
motivo, Barbara? Per quale motivo? Ripeto e ribadisco che sono molto ripetitiva. Avete voluto delle prove che le avete cestinate e poi queste prove non potevano essere mandate in onda. Va bene, rispettiamo anche questo, perché come si dice, io a casa mia sono padrona di fare ciò che voglio. A casa mia, tu a casa tua, ma non con il cuore della gente, no? No, mia cara, questo no, non te lo permetto, non te lo permetto. Quindi ad oggi io ti ripeto, come ieri, io desidero un confronto con te faccia a faccia, da mamma a mamma, da mamma a mamma, hai capito? Da persone adulte, da donne terrone, come dici tu, da donne terrone, con le contropalle. Io le dimostro di averle, me le dimostri per favore anche tu. Fai questo confronto con me, ti ripeto, non voglio soldi, non me ne frega nulla, nulla, io voglio fare vedere la verità, tutto qua, chi è Angela, chi è la famiglia di Angela e soprattutto la verità, e qua mi sto zitta, soprattutto la verità. Comunque Barbara, adesso ti mando un grandissimo saluto. Fatti un esame di coscienza e dici, perché io non devo avere questo confronto con Angela? Perché? Fatelo, io sono qua, pronta a riceverti al telefono, come vuoi tu, e io avrò questo confronto. Può essere pure che dalla guerra può nascere pure la pace, per l'amor di Dio, però ci leviamo questo sfizio, sia io che tu. Ok, ciao Barbara, un bacio.